Allora, siamo con Guglielmo Pastorene, un personaggio che non ha bisogno di presentazione. Allora, dopo un anno di riposo, ritorni nuovamente in campo. E che campo? Non è stato proprio un anno di riposo, perché l'Antillese ha continuato sempre con l'attività calcistica. Non abbiamo fatto il campionato di seconda categoria, ma abbiamo fatto diversi campionati con gli esordienti, con i pulcini. Quindi diciamo calci, tu sei stato impegnato col tuo vecchio amore, con i bambini, sì. Però all'ello di prima squadra sei stato a riposo. Sì, cioè, quest'anno sei allenatore della prospettiva Antillese, quindi agli obiettivi a che ti propone, sia come allenatore come anche ex presidente? Ma guarda, tutti quanti, quando inizia il campionato, tutti quanti ci proponiamo di fare un bel campionato. Quest'anno abbiamo una buona rosa, tutti i ragazzi di Antillo che hanno iniziato con me nel lontano 96 sono tutti quanti ritornati, tranne qualcuno che è fuori per motivi di lavoro, perciò c'è un buon gruppo di antillesi, e poi con qualche innesto da fuori, tipo Tomas Clemente, Cristian Rizzo, Messina, Antonio Saglimbeni, Padiglione, Vincenzo Di Bella, diciamo è un organico che poi cosa è competitiva. Però io da 20 anni e con questo 21 che partecipa ai campionati del FGC, devo dire intanto e devo fare un plauso alla FGC che dopo tanto ha fatto un buon girone, perché ogni anno si fa, diciamo le trasferte erano molto lunghe, invece quest'anno c'è un girone dove ci sono tanti derby e in effetti questi derby il derby che ti preoccupa di più qual è? No, non c'è nessun derby che mi preoccupa. Per me i derby sole saranno tutti belli, sia con l'Itala, col Fasport, con il Limina, con il Sao, con il Robro, saranno tutti quanti delle bellissime partite, perché manterranno vivo il calcio. Guglielmo, una domanda a livello più personale. Che effetto fa entrare qui al comunale di Antillo con l'Erbetta Sentera, visto che tu per quasi oltre 20 anni eri in terra battuta? Cioè, che sensazione provi? Cioè, no. Che cosa hai provato quando hai messo per la prima volta il piede sull'erba sintetica? Beh, è una bella sensazione, perché noi abbiamo pochissime strutture, diciamo, in erba sintetica. Erba naturale prima c'era Limana, però giocare in una struttura come questa è veramente bello. E noi quando andavamo a giocare ai primi tempi a Taormina, al Bacigalupo, ci piaceva giocare, tutti quanti compravano le scarpette nuove, poi c'era pure il campo di Limina, ci piaceva giocare, tutti quanti si volevano fare la partita, la cosiddetta partita della vita. Certamente da un lato è bello, ma da un lato le squadre che verranno qua vorranno fare anche loro una bella infatti, partita. Infatti ti posso anticipare che le squadre che verranno a giocare qui sono ansiose di venire a giocare ad Antillo, proprio per sentire sotto i tacchi delle scarpe, proprio sotto i talloni, l'erba sintetica. Lo so benissimo. Quindi questo è già un primo successo per Antillo. Lo so benissimo, e lo facevamo pure noi quando andavamo a giocare nei campi in erba. Secondo te, cioè, l'Antillese è una squadra omogenea, cioè è forte in tutti i reparti, ma la sorpresa chi può essere? La sorpresa dell'Antillese? Un giovane, non so, Padiglione o qualche altro ragazzo. Ma guarda, questo o il capitano Luca Gruppi. Questo noi lo vedremo nel campionato. Abbiamo una bella rosa, io te lo posso dire alla fine del campionato. Questo qua, i ragazzi, ti posso dire che tutti quanti vogliono essere delle sorprese, vogliono fare un bel campionato. Tutti quanti si stanno impegnando. L'altra sera, guarda, diluviava e loro stavano facendo allenamento sotto la pioggia. Poi si sa benissimo che noi speriamo di fare un bel campionato, speriamo che ci sia pure qualche ragazzo che sia la sorpresa del campionato, la rivelazione del campionato. Però ti posso dire che tutti quanti qua si vogliono impegnare, i ragazzi, e stanno lavorando veramente. Possiamo dire che il ritorno dell'Antillese è un ritorno alla grande, ci sono tutti gli ingredienti per fare bene allora. Sì. Sì, sì, io ti posso dire benissimo che speriamo di fare bene, perché noi almeno lo speriamo, però sai benissimo che poi quando si va in campo siamo 11 contro 11, perciò noi vogliamo fare bene, ma certamente anche le squadre che noi andiamo a incontrare vogliono fare bene, perché io so che ci sono tante squadre nel nostro girone che sono attrezzate per vincere il campionato. Quindi posso dire viva il calcio, viva lo sport e viva l'agonismo sano.
Sì, io guarda, la prima cosa è stato bello, ti rubo un solo secondo, un anno quando abbiamo vinto il campionato di terza categoria qua, è stato veramente bello perché non abbiamo perso nessuna partita, abbiamo vinto il campionato di terza categoria, abbiamo vinto la Supercoppa, ma soprattutto i nostri giocatori e la società polisportiva antillese ha vinto la Coppa Disciplina. Ultima battuta, negli acquisti che avete fatto c'è dei volti nuovi, avete anche lo straniero Messi. Questo io non lo sapevo, lo ha preso leggendo il tuo giornale. Speriamo che oltre a Messi spuntino tanti altri ragazzi come lui. Ci sono dei ragazzini ancora, qualcuno che è pure alla prima esperienza. Ovviamente io scherzo con Cristian, lui è un ragazzo simpatico, che anche l'allegria e gli scherzi fanno parte del gruppo che ti porta anche a vincere. Sì, queste cose fanno bene al gruppo. Tante volte magari noi ci fermiamo a fare qualche stare insieme, fare qualche cena insieme, questo qua è un modo come stare tutti quanti insieme e tenere il gruppo unito. Ok, allenatore, io la ringrazio, ci vediamo prossimamente. Speriamo alla fine del campionato, se abbiamo la possibilità di fare quantomeno i playoff, di essere qua. Ok, grazie mister. Prego.